Proposta. Un ristrutturatore e un campione di baseball a casa tua adesso. Josh Temple prende d'assalto Philadelphia e conta di fare strike. Costruiamo una stanza per un tifoso dei Phillies. Dite sul serio? Sarà un'impresa diversa dal solito. Josh e l'ex lanciatore della Major League e opinionista sportivo Mitch Williams sono alla ricerca di un tifoso di baseball che si presti alla trasformazione della propria casa. Devi ristrutturare casa? No, non credo. Chiunque afferri al volo il lancio di Josh si ritroverà con una stanza ispirata al baseball. Un bancone con palline autografate, un'area esterna dotata di poltroncine da stadio, TV ad alta definizione, barbecue e molto altro ancora. Mitch ha detto che aiuta. Oh, lo farò senz'altro. C'è gente che rifiuta? Mitch, questo è il mio campo da gioco. Assolutamente, sei nel tuo elemento. Ok, devo trovare un tifoso dei Phillies che abbia la casa adatta al progetto. Che ne dici se veniamo a casa tua? E poi? Nel baseball sei un campione, ma col bricolage come te la cavi? Ah! Me la cavo anche meglio. Gran bel lancio! Avevamo una fossa biologica. No, io non ci gioco nelle fosse biologiche. Oh! Smorzata! Di lui ti fidi? Sì. Vedi? Sa che non sono soltanto carino. No, non sei per niente carino. No, non sono carino, punto. Oh! Sai chi è? Lo conosci? Piacere. Mitch Williams. Lo so. Grazie. Pare che non sappia chi sono. Prego. Sai, in genere, le foto le fanno con me. Lui è un impresario edile e io un lanciatore. Cerchiamo qualcuno con cui realizzare un progetto. A dire il vero, a casa mia c'è una stanza che è... che è diventata un deposito per scatole e altra roba. Come ti chiami? Johnny. Johnny, Josh, sei un tifoso dei Phillies e hai una casa nuova. No, è del 1800. Potremmo fare un po' di demolizione. Demolirla? Guardiamo la casa, ideiamo un progetto, distruzione in 3 giorni. Devi solo dirci di sì e noi ora veniamo siamo a casa tua proprio adesso. 1. Andiamo. Andiamo, ora ci penso io, a domani. Perfetto, ci sarò. Grazie amico. Dove stiamo andando? Wow, abiti in centro città. Benvenuto a casa mia, questo è il cortile. Me ne stavo occupando quando ti ho incontrato. Non avrei dovuto distrarti. Quindi questo è il retro della casa. Questa è la mia dimora. Dove andiamo? Dov'è la facciata? La Liberty Bell si trova a soli 2 isolati da qui. Davvero? Già, io e Tiffany abbiamo il piano terra e il seminterrato. E Tiffany è tua moglie? Sì, esatto. Sa che siamo qui? Sì, lo sa. Ehi, tesoro! Ciao! Salve, piacere. Cara, questo Senti, è il mio amico dita. Josh. È proprio bella. Un sì, po' vero. Agitata. Che cosa ti ha detto Johnny? Che ristrutturate la sua stanza. Lui e io scenderemo da soli nella sua stanza e ne faremo quel che ci pare. Ok. Bene, andiamo. Perfetto, eccoci qui. Questo è il posto, faremo miracoli. Oh, pensavo scherzassi, è qui sotto. Sì, è la mia tana. Mi prendi in giro? No. Va bene. Tutto ok? Che odore terribile. Ammira, cosa? Molto informale. Ha un grande potenziale. Ho un'altra stanza. Mi è preso un colpo, ma adoro questo posto. Oh, accidenti. Ci siamo, questa è la mia stanza da maschio. Mi piacerebbe molto tirare giù il muro per ampliare lo spazio e voilà, mettere un bancone proprio qui. Qui sotto c'è lo scantinato dove mi hai portato. Esatto, proprio così. Potremmo sistemare là i fusti. E se una parte del design o dei materiali fosse ispirata al baseball, hai capito? Vieni. Sì, certo. L'interno e l'esterno si fondono bene. La stanza da baseball sarebbe un gran bel posto per intrattenere gli amici, giusto? Con una bella atmosfera, quasi come andare allo stadio, ma hai capito? Una prospettiva interessante. Portare lo stadio all'interno. Josh, quando ho sentito parlare di baseball, mi hai convinto. Bene, ho visto abbastanza. Ecco la proposta. Io torno qui, porto un progetto, porto i miei amici e trasformiamo questo posto in una stanza da baseball pazzesca. E il tutto in soli 3 giorni. Fantastico. Benone. Proprio fantastico. Sono emozionato. Una stanza da baseball? Da baseball! Alla carica! E ora distruzione in stile Philadelphia. Johnny si ritroverà con una stanza stupenda.
Forza, Mitch! Come va? Ehi! Qui! Sono qui, pronto? Lo facciamo? Sì! Come va? Bene! Ho portato degli esperti e non solo di ristrutturazione. C'è Mitch Williams, il selvaggio, un campione straordinario. Ci sono Ryan, Timmy e la loro squadra al completo. Siete pronti? Io lo sono. Andiamo. Andiamo, andiamo, avanti, avanti. Questa stanza non è degna di un tifoso. E io ho un progetto, ed è questo qui. Mi prendi per il... Per il naso? Non proprio. Sì, per il naso. Sarebbe il cortile. Sì, proprio così. Volete guardare le partite dei Phillies se avete tanti amici? Da sballo. Perché non farlo fuori? Ma dai. Il retroproiettore dall'interno si vedrà fuori. Dici sul serio? Griglia. E vai! Questo muro, via. Bancone da bar. Spillatore con 8 spine. Dove mettere i fusti? Timmy e Ryan stanno costruendo un portafusti. Ah, cos'è un portafusti? Sarebbe un ascensore per portare i fusti di birra qua giù, al piano di sotto. Stai scherzando? No! Ragazzi, afferrate qualcosa e portatelo fuori. Tutti al lavoro! Abbiamo bisogno che tu faccia il lavoro di fatica. Apro lo squarcio? Tutti al riparo! Guardate che posa! La centrata in piedi! Selvaggio! 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 Così! Buttatelo giù! Forza! Oh, sta crollando! Sta crollando! Tira giù questi scaffali, fanati! Forza, per favore! Avanti! Sì! Sapevo che avrebbero costruito una stanza ispirata al baseball, ma non mi sarei mai aspettata che la mascotte distruggesse gli scaffali del nostro seminterrato. Una demolizione in stile Philadelphia! Avanti, Johnny! Ora ci si prepara a costruire lo spazio esterno e interno. Ciao, come ti va? Ryan, Johnny, vediamo cosa ti ha portato? Sì, grazie. Questi imitano... i vecchi laterizi romani e si intonano con quelli che si trovano qui a Filadelfia. Li metteremo attorno al blocco cottura. Forte! Già. Davvero forte! E tu contribuirai a posarlo. Grande. Grande. Anche tu. Tu. Andiamo? No, tu. Tu. È troppo. Attento, Ryan, può mettersi ragazzi, male. Ragazzi, non rompete il prodotto. Oh! Bene, quindi ora praticheremo un'apertura nel muro per il nuovo retroproiettore. Ottimo lavoro! Ah, oh, grazie Oggi mille! Oggi ci siamo portati avanti. È il primo giorno. Faremo una stanza dei Phillies, giusto? Esatto. Quindi ci serve un po' di ispirazione. Ho le chiavi dello stadio. Quindi andremo lì, faremo un po' di acquisti, un tour e... Posa questo. Ah, oh, sì! Preparatevi, andiamo allo stadio. Emozionati? Eccoci! Emozionatissimo! Io sento odore di ispirazione. Allora, facciamo acquisti? Grande! Una griglia! Mi raccomando, installate una griglia bella grande. Scegliete i boccali, quelli che preferite. Grandiosi questi! Forza, Phillies! È pazzesco! Montiamo un bancone, no? Guarda questo! Non ci credo, c'è di tutto con lo stemma dei Phillies. Bene, andiamo. Ora poseremo tutta questa roba e andremo al campo. Voi ce l'avete uno spazio esterno, un cortile, giusto? Sì. Sì. Perché vi serviranno posti a sedere e avrete 12 poltroncine del Veteran Stadium. Sono del Veteran Stadium? Esatto. Sul serio? Sì, davvero, sono sì. autentiche. Caspita! Visto che ci siamo, prendiamo anche questo. Ma dai, forte! Davvero? Wow! Wow! Cavolo! Non ci credo. Mai camminato su erba più soffice. Il miglior posto al mondo per giocare a baseball. Forza, in panchina. In panchina. Oh, caspita. Da non crederci, è il sogno di un bambino che diventa realtà. Siamo nel cuore dell'azione qui. Già. Entrate pure. Ecco la sede di una squadra della Major League. Che ve ne pare? Penso che... È bellissima. Gli spogliatoi siano più belli di quelli del liceo. Tutto un altro stile. Qui sotto c'è un armadietto particolare di cui ti parlerà Scotty. Sì, volevamo viziarvi. Josh e Johnny, ed ecco il vostro armadietto. Forte! Caspita! Fantastico!
E non so se te l'hanno già detto, ma sarai tu a fare il primo lancio. Ah. Quindi dovrai indossare la maglia con il tuo numero. E dovrai essere la selvaggio. La più bella al mondo. Stai scherzando, vero? Tieni, amico, ora è tuo. Che bello! E John, abbiamo una sorpresa anche per te. È una maglia di Mike Schmidt, che Schmidt stesso ha autografato. Oh, mamma mia! È fantastica! È il migliore di tutti i tempi. Questo è il 166esimo tutto esaurito. Ci sarà molta gente che ti vedrà fare il primo lancio stasera. Tranquillo, c'è solo il tutto esaurito. Tranquillo! Vedete quella torretta laggiù? Sì. Sì. È la telecamera dello stadio per le interviste in diretta. Pronto? Ciao, Josh, come va? Sto benone, sono elettrizzato. Quindi stasera farai il primo lancio. Sei... carico? Sei pronto? In realtà sono terrorizzato, ma è un grande onore. È l'occasione di una vita. Non vedo l'ora, ma sono un po' spaventato. Anzi, lo sono molto. Buona fortuna, Josh. Grazie mille. Va bene, è ora di togliersi le cuffie. Devi metterti la maglia, perché ora andiamo a fare qualche tiro. Così vedo come te la cavi. Non sei per niente male. Sarà un vero fascio di nervi. Sarai un lanciatore della Major League. Wow. È un noto conduttore e un campione del fai da te, Josh Temple. E vai! Potrete seguire tutto l'incontro in diretta TV. Grande Josh! E vai! È il secondo giorno e Ryan e Tim hanno creato un enorme vano per il portafusti. Hanno installato lo schermo per il proiettore e hanno montato il bancone. È ora di posare il piano di lavoro antimacchia in pietra saponaria. Verso di me. Bellissima la venatura. Fuori, Tim e Johnny creano degli alloggiamenti per gli elettrodomestici. Pratichiamo il taglio col disco diamantato. Ok, bene. Ho già preparato tutto, devi solo tagliare. Vedi il tracciato, John? Capito. Ok, spero allora taglia. Spero che la pioggia porti fortuna alla prima grigliata. Sì, terrà a bada la polvere. Perfetto, amico. Come il burro. Hai un fornello qui e uno qui. Poi Josh sfoggia la nuova carrucola elettrica. È il motore per il tuo portafusti. Forte, vero? Questo va qui sopra, dove sarà alloggiato. Bene, perfetto. Ora mi sballo col portafusti. Cavolo! Sì! Dunque, questo sosterrà un'intellaiatura metallica saldata. Di modo che potrà portare non solo il fusto di birra, ma anche te. Sembra una Davvero? Gabbia per squali. Te la mostro. Avanti, andiamo. È un portafusti. Nessuno ne ha uno uguale. Nessuno! Ehi, Tiffany, che cosa ne pensi? Io proprio non lo so. È un portafusti, amore. È proprio un sogno che si avvera. Non voglio più svegliarmi. Ah, slurp! Il migliore della città. Mamma mia! E poi la spina. Pronto a essere felice? Sì! Loro sono Chris e Vince, sono fratelli. E ti installeranno uno spillatore di birra da urlo. Proprio così. Avanti, ragazzi. Oh! 8 vie. Ghiacciata a meno un grado direttamente dalla spina. Quindi non solo ci sono 8 fusti di birra nell'unità di refrigerazione di sotto, ma la birra viene raffreddata anche durante il suo percorso verso lo spillatore. Grazie. Non c'è di che. Siete gli angeli della birra. E ora un tocco sportivo al bancone. Palline da baseball inglobate nella resina. Autentiche palline della Major League autografate da alcuni dei giocatori che hanno fatto la storia. C'è anche la mia? Certo che c'è sì. Anche la tua. Josh e i ragazzi installano il portafusti. Piano, ragazzi. Attenzione. Voglio proprio farci un giro. Siamo quasi alla fine. Si monta il proiettore. Sarà nitido come se fosse all'interno. Esatto, è ad alta definizione. Dall'altra parte si vedrà nella direzione giusta. E arriva la TV via cavo. Vuoi vedere una persona felice? Certamente. Ok. Ehi, Johnny! Tra poco ti aggiudicherai 2 decoder digitali in HD. E sei di Filadelfia, perciò avrai accesso a oltre 150 canali in HD.
E due programmi in particolare che guarderai molto spesso. Cosa? Primo le partite di baseball. E poi questo qui. E se non bastasse, noi copriremo un anno di assistenza tecnica per te e tua moglie. Che colpo! Richie gli ha dato il colpo di grazia. Attento, ma stai scherzando, non lo grazie mille. Niente. Fuori, Mitch costruisce una fioriera che conterrà la stessa erba dello stadio. Questi sono i semi magici. Guarda, è del tipo che c'è al campo. Incredibile, è l'erba dello stadio. Allo stadio, al campo. Su cui gioca. Perfetto. E ora? Le poltroncine vanno qui. E dai! In conclusione, il portafusti è testato, la TV è sistemata. A posto! E anche i gadget dello stadio. La stanza da baseball è terminata. La mia nuova stanza dei Phillies è un posto spettacolare in una città spettacolare. Prima che arrivaste voi ragazzi era un seminterrato come tanti che non usavamo quasi mai. Aveva questa orribile parete di mattoni laccati ed era totalmente spoglia, davvero. Non aveva carattere. 3 giorni fa, Mitch e io ti abbiamo incontrato in quel negozio. Volevate un posto dove guardare le partite. Sì. Da. Ora vi ritrovate con molto di più. Una griglia incassata, fantastica, vero? Sì. Fioriere costruite dal selvaggio. Sì. E che cosa abbiamo qui? Le poltroncine dello stadio originali piazzate davanti al pezzo forte. Lo schermo. Lo schermo per il proiettore proprio qui. Entrate passando per il tornello, prego. Entrate e ammirate. Oh, caspita! Oh, mamma mia! Tu sei fuori di testa! Avete la TV via cavo con gli schermi piatti. Lo spillatore ha 8 spine. Il bancone con le palline da baseball. E grazie a quei due signori laggiù, Timmy e Ryan, il primo portafusti della storia. Questo sarà il tuo rifugio. Siete dei campioni. Mitch, davvero, a te e alla squadra un grazie di cuore. Ah, è stato divertente, sul serio. La stanza è pronta, godetevela. Chiudiamo tutto e ce ne andiamo. Hai sete, amore? E come? Salute.